oggi in compagnia con il dottor Daniele Leone, direttore regionale INAIL Campania. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto volevo chiederle l'importanza di questa collaborazione con il consorzio Promos Ricerche. Beh, insieme al concorso Promos abbiamo fatto molti progetti, tutti mirati alla prevenzione e alla sicurezza nei posti di lavoro, e anche oggi la presentazione del bando FIPIT è stato fatto proprio in collaborazione del consorzio Promos. E la riuscita di questo evento è proprio, dobbiamo dire, grazie al consorzio. Insomma, ecco. Il bando FIPIT è un bando che è destinato a stanziare circa 3 milioni di euro per la regione Campania per le piccole e micro imprese che fanno la loro attività nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. Il seminario di quest'oggi, che prende proprio il nome di Bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica. Si punta sull'innovazione tecnologica proprio per garantire maggiore sicurezza. Facevo l'esempio prima dicendo che ad esempio nell'agricoltura utilizzare strumenti antiribaltamento per i trattori è fondamentale, salviamo sicuramente le vite umane ma sicuramente riduciamo anche il livello degli infortuni. Non è un caso che abbiamo preso proprio i settori più a rischio, che presentano un indice di infortuni negli ultimi periodi molto più elevato. E puntando proprio con questi strumenti di incentivo, perché FIPIT è un ulteriore strumento che l'INAIL sta dando a livello nazionale, perché prima di FIPIT è partito il bando ISI 2013 con 307 milioni a livello nazionale e quasi 28 milioni a livello di regione Campania, è legato ovviamente a imprese di natura diversa, con un'attribuzione del budget e delle disponibilità anche in maniera diversa. In questo caso utilizziamo un concorso a graduatoria, un bando a graduatoria, quindi sarà un'apposita commissione a stabilire i progetti che vengono finanziati per un importo massimo 65%, non ci sarà più quel click day che sotto certi aspetti ha dato pure delle dimostranze, anche se a livello nazionale con certi progetti non è facile se non utilizzare questo metodo. Siamo stati accorti nel finanziare in maniera diversa e non strumentalizzare le imprese ad hoc. Focalizziamoci adesso su quello che è l'importantissimo tema della sicurezza e della salute sul lavoro. I prossimi progetti in cantiere per l'INAIL? Ci sta un rinnovo che è molto bello, io ci tengo in modo particolare. Abbiamo già attivato un cantiere presso Nisida, presso il penitenziario del minorile di Nisida. È un cantiere edile fatto con esperti in cui cerchiamo di fare il reinserimento sociale, ma soprattutto inculcare il concetto di sicurezza proprio in tutte le categorie dei lavoratori, e abbiamo avuto un riscontro molto bello. Hanno recuperato degli edifici all'interno del penitenziario, la casa di reinserimento, mi piace di più. E stiamo collaborando al finanziamento anche di un secondo progetto. Altro progetto molto bello è quello con le scuole, sempre che dare la cultura il concetto di sicurezza e salute nel posto di lavoro è fondamentale sin dalle scuole elementari. Proprio nella Città della Scienza, giorno 11, presenteremo il mio angioletto, che è un progetto presentato per i bambini delle scuole elementari, in cui presenteremo le difficoltà quotidiane, quindi l'attenzione che uno deve prestare sin da piccolo ai rischi che non soltanto nell'ambito lavorativo ma anche nell'ambito quotidiano ci stanno. Ha toccato un tema importantissimo, quello della sensibilizzazione. In che modo, oltre a sensibilizzare quelli che sono gli studenti delle scuole o nel caso del penitenziario di Nisida, in che altro modo è possibile sensibilizzare tutti coloro che lavorano sul tema della sicurezza sul lavoro? Noi facciamo, ormai sono anni, l'INAIL che fa formazione, informazione e promozione del concetto di salute e sicurezza. Quindi in tutti i modi possibili, con una formazione logicamente specifica che fanno i nostri formatori, già arriviamo con progetti organizzati con imprese e con il mondo esterno, con associazioni logicamente, per appunto sensibilizzare nell'ambito lavorativo proprio, presentando proprio nei cantieri, andando a chiamare anche gli infortunati purtroppo nel progetto di riabilitazione che rendiamoci
faccio l'esempio dell'equipe multidisciplinare che viene l'INA, anche in quel caso si fa formazione postuma, purtroppo in questo caso, ma comunque si cerca di inculcare il concetto di sicurezza e salute in ogni momento, in ogni attività che l'INA svolge con il mondo esterno. La ringrazio.